Un altro titolo che è sul Game Pass. Parlando di Game Pass, abbiamo visto Starfield, ma ci sono tante altre chicchette, signori, che potete spippolare. Questo qui. Quanti di voi c'erano? Grazie. Julian, grazie mille per i 18. Aspettate, aspettate. Quanti di voi c'erano? Eh? Signori. Mamma mia, che serate con Broforce, signori. Titolo indie chicchettina che giocammo all'epoca. Adesso è uscito Broforce Forever, che comprende. È quello originale con altre aggiunte, se non sbaglio. Mamma mia, signori. Sul Game Pass trovate anche queste chicchette. Queste chicchette e tutto quello che volete. Partiamo subito con una partita di Broforce. Me li dice i tasti perché io non me li ricordo minimamente. Saranno passati quanti? 10 anni? Normale, normale. Gioco offline. Mamma mia, Broforce, signori. Broforce è un gioco che prende, tra virgolette, in giro un pochino gli eroi che... Allora, vediamo se li riconoscete. Gli eroi e, diciamo, i personaggi dei film tipici. I prigionieri di guerra sono isolati in Vietnam da ormai 25 anni. Trovateli e salvateli. Vedrete, vedrete adesso che partiamo. Perché allora, questo gioco è a scorrimento 2D molto frenetico. Sarà una caciara assoluta. Si muore come se non ci fosse un domani. Ma i personaggi, signori. Poi, allora, sapete che non mi ricordo come si fa a vedere. Ho tirato bombe. Però, scusa, i livelli sono distruttibili, eh? No, più che altro i comandi me li ha detti? No. Quindi li proviamo. Allora, così le bombe. Così spariamo. Così salta. Uguale. Coltellata. Ah, pure così la bomba. Ok, no, questo non era strettamente necessario. Va bene. Ok. Allora, dobbiamo salvare gli ostaggi, signori. Ma... Broforce, allora, abbiamo sbloccato Brommando. Allora, il primo è Rambo. Adesso c'è Brommando. E poi, naturalmente, quando li salvi, poi te li dà come personaggi, eh. Naturalmente, dobbiamo cercare anche di non ammazzarci da soli. E l'obiettivo è quello di sbloccare più personaggi possibili. Poi, naturalmente, ma ce ne sono una marea di personaggi, eh. Ma poi i comandi sono una figata. Ma poi Broforce è una figata. Il sound poi è un'altra cosa. Poi vedrete piano piano se... Vai, subito! Brommando subito, ma ce ne sono. Allora, aspetta che dobbiamo salvare anche quello lì, ma noi possiamo farlo anche così, volendo. Possiamo trovare situazioni e modi alternativi per salvare i nostri colleghi, signori. Magari anche meno. Babbro Baracus! Ma di che stiamo a parlare? No, no, dobbiamo trattenerci per questa spippolata. Pure questo c'è comunque sul Game Pass, quindi se... Ma perché, come dicevo, mo per dire... Ah, ce la fa arrampicarsi, grande. Ognuno ha le sue armi. Ecco, è morto malissimo. Quando muore ti ridà, se non sbaglio, l'altro. Quindi bisogna stare accorti. Ok, abbiamo risalvato il buon Rambino. Vita extra. Poi... Vi ricordate che noi praticamente andavamo avanti lanciando bombe? Cioè, gli ultimi livelli o comunque i livelli più avanti. Brodel Walker. E dai, e dai.
Guarda il Texas Ranger. Che poi a volte è brutto pure salvare gli altri perché vuoi tenere un personaggio. Poi per carità poi. Guarda il Texas Ranger. Poi devi eliminare il diavolo lì. Ok, abbiamo ripreso anche questo. Dai. Vai così. Poi i comandi stanno fatti per, cioè nel senso diventa fomentante. Vai, 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 avanti, avanti. Vediamo quanti ne riusciamo a sbloccare. Ah no, questo è di cemento. Aspetta. Attenzione. Quelli sono kamikaze. Aspetta. Ok. Occhio. Non credo. Sai che non so se ci sta qualcun altro qua sotto. Attenzione. No! Madonna, i rischi. Ma non è vero. Attenzione, Walker. No, ma mo me l'hai dato. Mo che devo salvare questo. Vabbè. No. Porco due, ma cascata in testa. Attenzione. Madonna. Quelli si lanciano così come se non ci fosse domani. Bro hard. Noi, se vi ricordate, signori, sto gioco lo scoprimmo tanti e tanti anni fa, eh. Questa è stata un'altra di quelle chicchette. Madonna mia. Di scoperte. Non mi ricordo che anno era, se qualcuno se lo ricorda, ma ne sono passati di anni da quando. Li abbiamo salvati tutti? Sai che non lo so. Eh sì, abbiamo già fatto l'oretta di Starfield, però poi sarà comunque recuperabile anche successivamente. Aspettate qua, devo. Cioè, la live rimane comunque. Ok. Ma qui c'ha i missilotti più che le bombe. Ha fatto un macello. Mac Brower. Madonna, vi ricordate Blade? Questo mi ricordo perché lo usavo. Cioè, questo lancia solo bombe, signori. Quindi questo. Questo il livello si faceva così. Ah, ci sono anche dei boss, attenzione. Questo è il cattivo. Vi ricordate con questo qua? Con questo ci sfondavamo veramente con le bombe come se non ci fossero domani. Praticamente il livello lo disintegravamo completamente, però va bene, questo è un dettaglio. Vai, cambiamo perché con quello non andiamo molto lontani. Se non ammazzandoci noi. Questo è durato poco, Walker. Attenzione, Broard! Ma quello era in bagno, o sbaglio? Allora, qua attenzione perché. Broard ce l'ha le bombe, sì. No! Madonna mia! M'ha asfaltato tantissimo! Cattivissimo. Madonna, dobbiamo stare. Attenti. No! Attenti perché lui c'ha il lancia. No, ma che te la tiri da solo? Ma che se fa così? Allora, qua è difficile perché. Con lanciafiamme. Però lascia fare. E poi la canzone finale. Ma di che stiamo a parlare? Ho provato appunto la versione console anche per vedere un pochino come girava e onestamente passando anche dai frame che ho su PC che sono 60 frame ai 30, all'inizio un pochino lo noti, ma è una di quelle cose che onestamente mentre giochi ti passa in secondo piano perché all'atto pratico non
quasi non te ne accorgi mentre giochi. Sì, certo, vedi un pochino meno magari fluidità, ma soprattutto se passi dai 60 ai quelli, ma ai... forse è eccessivo. E comunque, come detto, i 30 frame ci stanno. Ci stanno, nel senso, preferito, come dicevo prima, preferisco che comunque facciano qualcosa che regga i frame. Scusate, ma qua bisogna stare molto concentrati. Abbiate pazienza, che non riesco a dire il concetto, lo so, ma... no, questo era troppo figo perché lancia cosa. Braid, eccolo. Insomma, sì, sì, non passa subito il fatto dei... dei 30 frame. E soprattutto sono meno debilitanti di quello che possa sembrare. Niente, ci siamo giocati Braid. Blade. Poi una cosa che... si va avanti in questo gioco è che più si va avanti più diventa caciarone della serie. Fate un macello. Per forza. L'ha fatto un macello. Poi morite per colpa vostra, ma questo è un altro discorso. No. Santa. Vai, fagli cascare api in testa. Vai, vai. Olè. Poi esplodono anche male. Allora, facciamo prima una cosa. Salviamo questo, che è Walker, che ha il suo perché. Ce ne sono altri qua? No, apparentemente no. Questo poi è anche in cooperativa. Tanta roba. Bisogna stare attenti a quello che si fa, perché spesso noi siamo i peggiori nemici di noi stessi. Attenzione, razzate da panico. Grazie Serbotta, grazie mille. Eccolo qua Blade. Attenzione Bro Force, ve lo ricordate? Ma di che stiamo a parlare, signori? Mamma mia. No, Blade me lo ricordo. Cacciare alla Bro Force come se non ci fosse domani. Guardalo qua. Ecco, un attimo è stato. Madonna, andrò a lanciare la bomba. No, non cadiamo. Attenzione. Occhio. Sono quelli che si fanno esplodere malissimo, perché ci andiamo di mezzo noi, naturalmente. Attenzione. Vai così, Bro Force. Su via, signori. Vai, vai. Avanti, avanti. Cattivissimo, cattivissimo. Vai, vai così, a catena, a catena. Perché poi la cosa bella del gioco è naturalmente creare più panico possibile, naturalmente. Perché poi... tipo questo qua è uno di quelli che tu lo usi, cioè proprio così, con uno stile... impressionante, che tu della serie non sai neanche dove stai, ma lo fai. Guardalo, cioè, dai, come fai a non... mo per dire, mo devo salvare questo, via. Però nel mentre posso far esplodere tutto. Sono morto male, sì. Allora, aspetta, Walker, che mi devi... devo andare a salvare quello là che l'avevamo lasciato... dove l'avevo lasciato, scusate? Ah, te li tiene segnati naturalmente quelli che trovi ma che non salvi. Bro Dread. Grande. Guardalo. Allora, aspetta che là pure ce n'era un altro che avevamo appena trovato. Poi... no, 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 leva. Perché questo c'ha... e poi dipende pure... no, perché me l'hai dato adesso questo? Perché mo me lo ritoglie con questi altri. Il cadavere del nostro stesso soggettone.
Perché ognuno c'ha delle abilità. Mo per dire, Dread là c'aveva il quello. Questo non mi ricordo dove va. Se di qua o di là. Di là, benissimo. No! Aveva i... così. Col telecomandino. Mamma mia, che ricordi, signori. Che ricordi, Broforce. Vai, Walker. Facci sognare. Attenzione, va Rambo subito. Cinzino a Rambo. Esplode il mondo. Queste sono mine? Sono mine, sono mine. Salvalo, salvalo. Blade, Blade. Questo ci fa il livello, Blade. Blade c'ha. Mamma mia. Mamma mia, che succede? Però vedi, poi... Bro in Black. Poi... Allora, Bro in Black mi ricordo che non mi piaceva in realtà, devo dire la verità. C'ha i suoi attacchi devastanti, però... non mi garbava più di tanto Bro in Black, no. Per quanto... comunque ti tira delle mine clamorose, ma... non era il mio genere. Cioè, non ci rimane niente del livello, pure se spari con questo. È tipo quello delle bombe, però... qua c'era qualcuno, no? Credo di... vabbè, i comandi stanno fatti pure bene. Cioè, mi ricordo che già all'epoca è... perché poi sti giochi sembrano una stupidaggine, però ci vuole... aia. Ci vuole pure poco a farli male, tra virgolette, se i comandi non stanno fatti bene. E qua stanno fatti bene alla grande. Questo mo fa... cade tutta la torre e passa la paura. Via! Bellissimo. Con che stile? Bravi tutti, bravi tutti. Però Blade... Blade forse è il mio preferito. Blade è quello che naturalmente lancia i... no, sono morto così. Occhio. Blade è il lanciatore di bombe. Non mi ricordo chi è. Di personaggio, di... aia. No, le vite erano poche. Perché naturalmente le vite che avete sono in base a quelli che salvate. Cioè, se ne salvate due avete due vite. Se ne salvate uno ce ne avete una in più. Quindi più salvate. Orco due meglio è. Mo per dire c'è una vita sola perché mi sono ammazzato da solo. Per dire. E mo sono finite. Allora, qui stiamo andando un po' troppo allo sbaraglio, eh. Mo per carità, c'era capitato pure Blade là che era un gran personaggio. Mo qua siamo capitati peggio. Peggio. Questo non mi piace di personaggio. Non mi ci trovo. Tira delle stecche e va bene, però. Delle stecche non sempre positive. Quindi cerchiamone subito un altro, eccolo. No, no. Madonna santa. Che rischio. Aia, aia. Via, via. Dove parte? Di là. Benissimo. Dirty Brody. Attenzione. Qua. No, ma senti. No. Me lo volevo giocare nettamente meglio, ma ce lo siamo giocati malissimo. La sparacchiata era clamorosa, ma... attenzione. Parte. Sì. Vai, mo. Vai così, Blade. Facci sognare. Solo tu, da solo. Attenzione, boss fight. Siamo arrivati... siamo arrivati con poche... però questo mi ricordo che lo feci con Blade, tra l'altro... sì, non così magari. Non credo l'avremmo fatto così. Allora, qua potrei... niente, abbiamo già finito le vite. Signore, è stato un attimo. Ci siamo... ah, tra l'altro siamo sempre morti per colpa nostra. Attenzione. Ma qua posso... il pollo cos'era? Oddio. Vabbè, io... merda. Il pollo è una grande bomba. Aspetta, ma sotto c'è qualcuno da salvare. Attenzione. Non ce la siamo giocata benissimo, se dobbiamo dirla. Oh.
Sì, vabbè, però me vado a ammazzare pure da solo, dobbiamo dirlo anche questo. Attenzione! Ce la fa lui! Bruforce! No. Che ricordi, signori, che ricordi. Liberation. E in questo Bruforce Forever dovrebbero esserci altri personaggi e altri livelli, tra l'altro. Eccolo. Cioè, senti. Senti. Questo dura veramente poco, comunque. Quello con il sound più figo dell'arma. Non benissimo. Veramente non benissimo. Ma scusa, le mine dovrebbero esplodere dopo. Ci vuole un po' prima che si attivino, no? Questo fa così. Eccessivo. Più che altro questo te fa tremare pure lo schermo, quindi non capisci. No, si è preso in fronte. Guarda come te lo fa Blade. Tiè. Però mo vedi, me lo cambi perché Blade ha già fatto il suo. Attenzione. Vai Dread, facci sognare. Così, così. Mamma, sta esplodendo il mondo, sta esplodendo. C'è qualcuno qua sotto da salvare? Sì, certo che c'è qualcuno da salvare. C'è sempre qualcuno da salvare. Attenzione, Brominator. Ma scusa, Brominator non l'avevamo già sbloccato? No, Bromander forse. Brominator, guardate l'occhio di Brominator. Scusate, dai. Ma con quale? Madonna. È vero, questo c'ha. Il problema di Brominator è che, come vedete, quando spara va indietro. È un po' eccessiva l'arma di Brominator. Quindi bisogna dare dei piccoli colpetti, sennò succede un macello. Poi state calmi, voi. Vai così. È esploso? È esploso tantissimo. Mamma. Ma qua continuano a uscire a buffo? Credo di sì, quindi è meglio che stia dando. No, il cagnolone mi ha ammazzato malissimo. Abbiamo solo due vite, signori, attenzione. Ma come ce le giochiamo? Donna santissima. Ricarica. Questo mi frega perché deve ricaricare. Siamo esplosi, ma sì. Però mi sa che abbiamo salvato già tutti, o no? Quindi ce ne possiamo pure andare. Onde evitare di morire eventualmente più e più volte, visto che il nostro cadavere, i nostri cadaveri sono sparsi qua e là. Punto esclamativo prime per la sub. Punto esclamativo prime. No, punto esclamativo sub poi. Cioè, nel caso non c'avete prime, però è meglio fa direttamente sub per spiegare. È difficile. Apparentemente. O tasto abbonati o punto esclamativo sub. Oppure c'è il bot che lo ricorda con l'inchino. Allora, aspetta che qua. Donna santa. Subito siamo esplosi. Subito. Guardalo lì, il nostro povero. Voglio andare cattivi, cattivi, così almeno ci riprendiamo l'altra vita e poi vediamo. Vai, vai. Occhio che esplodiamo pure noi, occhio che esplodiamo pure noi, c'è un macello qua. Guarda questi, a giovani. Mamma santissima. No! Eh no, non ho salvato tutti, è esploso e è saltato sull'elicottero, non erano finiti. No! Questo dobbiamo sostituire subito perché, signori, è troppo. Va troppo indietro con l'arma. No, dai. Dammi un altro per lo start perché. Lui sì. Lui sì.
Lui me lo devi dare per tutti i livelli, no? Per solo per lo start. Mamma mia, guarda Blade, che cos'è? Blade best bro forcer. Dove sto? Ma no, mi è morto subito. Ma che se fa così? Go go go, però non è colpa mia se questi. Guarda qua. Se non salvi nessuno muori subito, quindi bisogna stare accorti. Qua cerchiamo di far saltare tutto il quadro, così, a piacere. Ok. Merda. No, mo dobbiamo riuscire da qua. Attenzione. Salviamo anche il prossimo, così almeno un'altra vita ce l'abbiamo. Ce la facciamo ad arrivare di là. Vai che ce la fai, grandissimo. Alternativo, alternativo. Madonna santissima, alternativo ed è esploso subito. Ma che è? Ma che stai fuori? No, maledetti. No, questo non ce la fa. Madonna. E questo è tosto, questo è tosto, attenzione. Questo è tosto. Anche perché poi la cosa bella di Broforce è andare così a, cioè a caso di cattiveria però, Cioè tu esci ma sta pim. Cioè devi andare proprio così leggiadro, senza fermarti mai. Mo questo lo salviamo, io Blade me lo voglio tenere, porco due. Me lo dovrebbe dare Blade, ma non come... come prima, me lo dovrebbe dare poi. Se sennò... Merda. Qua esplode, qua per forza. Qua succede un macello. Allora, aspetta che... mi ho salvato tutti, non è possibile. Mi pare di sì, invece. Attenzione. Se ne va, se ne va. Ok. Già siamo arrivati investendo. No, ma questo non ce la fa con questo. Perché più che altro non vai neanche molto avanti con lui. Quindi, vedi, con questo ad esempio parti subito in questo modo facendoti strada, no? Ma come lo salvo quello? Aia, aspetta. Ok, attenzione, Robocop. Robocop mi ricordo che aveva la cosa buona, l'abilità, se non mi ricordo male, che mirava così. E i colpi andavano. Esploso il mondo, esploso il mondo. Attenzione. Aspetta che dobbiamo cercare. Vai Walker. Ecco, bravissimo Walker. Sei durato più di una scorreggia nell'aria. Non so. Eccoli questi, no? Anche a fa così, Aspetta, passiamo da sotto a sto punto, ormai... No, Grande così. No! Ricarica! Alcuni hanno molte difficoltà nella sopravvivenza. Soprattutto con questi più tosti che... È un attimo. Oh! Non è vero che è morto così. Era troppo... era molto più distante. Attenzione, ce la farà lui da solo. Allora, per il momento... magari non adesso. Ce la farà lui. Oh, piano! Madonna.
volte queste decisioni sono un po' ignobili, possiamo dire. Guarda qua. Ma Rambo, mica può, mica spara a salve il nostro Rambo, scusa, Oppure questo, non va, figurati, oppela. Per forza. Questo pure è tosto, come ci facciamo? Una morte, via. Dai, l'ultimo tentativo, signori, poi ci salutiamo per questa sera, che abbiamo... No, l'ultimo tentativo con questo me lo fai fare. Che se fa così? Dammi uno che mi possa... Ecco. Ma io posso mettermi qua? Non è mica facile, perché questo ricarica qua, ricarica là. Muore, muore. Per forza, per forza. Va bene, va bene, va bene, signori. Blade, Blade, l'ultima cosa con Blade. Così, senza prendere vite aggiuntive, Lui dove va, va? Dove arriva, arriva. So che dovremmo salvare altri personaggi, ma va bene così. Signori, bene così, questo era Broforce, grande ritorno per quanto ci riguarda, perché era un titolo spettacolare che giocavamo, secondo me, una decina d'anni fa, se non 10, stiamo lì. Allora, ragazzi, vi ricordo, come detto, a cosa del Game Pass, se volete dare un'occhiata, punto esclamativo Game Pass, poi c'è il bot, se volete dare un occhio, anche Broforce è nel palinsesto dei titolozzi del Game Pass.